Belle ragazze, vi ritrovate su Angela Biotrucco. Oggi realizzeremo insieme questa magnifica treccia a 5 capi, che non è semplice da realizzare soprattutto se non avete una buona manualità con le trecce. Dovete prima di tutto imparare la tecnica, memorizzarla mentalmente, magari vedere e rivedere il tutorial, dopodiché potete iniziare a provare a farla sui vostri capelli. Dopo aver fatto vari tentativi, direi che vi riuscirà. Se avete qualche problema, qualche difficoltà, chiedete pure nei commenti qui sotto, sarò sempre ben lieta di potervi aiutare. Io ci ho messo un po' per impararla, ma dopo che l'ho imparata e ho capito il meccanismo, adesso riesco a farla piuttosto agevolmente. Un segreto per poter fare bene questa treccia è ripetere come un mantra su, giù, centro, su, giù, centro. Adesso capirete perché vedendo il tutorial della realizzazione. Vi lascio il video tutorial. Ho fatto una riga laterale e ho deciso di eseguire la treccia appunto lateralmente. Adesso divido i capelli in 5 sezioni pressoché simili. È importante che le sezioni siano piuttosto uguali perché poi la treccia, se non sono uguali, non vi verrà bella. Adesso faccio passare la ciocca estrema sopra la ciocca adiacente e sotto l'altra. Blocco i capelli al centro, dopodiché faccio la stessa cosa con l'altro lato. La ciocca estrema sopra e poi sotto, la blocco al centro e sistemo i capelli tra le dita in modo tale che non si rimischino. Faccio la stessa cosa, sopra e sotto, la blocco al centro. Riorganizzo i capelli tra le dita, sopra, sotto e blocco al centro. Tengo i capelli fermi tra le dita, sopra, sotto. Riblocco i capelli. Sopra, e sotto, tengo al centro, sopra, e sotto, blocco al centro, risistemo i capelli tra le dita, sopra, e sotto, blocco al centro, risistemo i capelli tra le dita, sopra e sotto. Continuo così per tutta la lunghezza della chioma fino alla fine dei miei capelli. La treccia la chiudo con un elastico invisibile. La ammorbidisco un po' tirando le ciocche nella parte estrema, partendo dal basso e salendo. Senza esagerare o rovinerete l'acconciatura.
ragazze, se questa treccia vi è piaciuta e se volete altri tutorial di acconciature, soprattutto di trecce che a me piacciono tantissimo, mettete un like, mi raccomando, e scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. Ci vediamo alla prossima su Angela Biotrucco. Ciao!